Ciao a tutti, poracci, come va? La settimana delle tre volge al termine e come era prevedibile ne abbiamo viste delle belle. Sony ha finalmente presentato la sua PS5 e Nintendo ha deciso di rispondere a tono con un nuovo trailer di Paper Mario di Origami King. Certo, ci si aspettava ben altro dalla casa di Kyoto, ma in fondo giugno può riservare ancora qualche sorpresa tra il pass di espansione di Pokémon in uscita questo mercoledì e il primo lottatore del secondo Fighter's Pass di Smash previsto entro la fine del mese. Nell'attesa vorrei spendere due parole sul nuovo Paper Mario in arrivo il prossimo 17 luglio, perché il trailer ha svelato parecchie informazioni interessanti, togliendo molti dei dubbi che ci aveva lasciato il reveal a sorpresa. Prima di iniziare mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi. Iniziamo! Tanto di cappello a Nintendo per aver tirato fuori un trailer veramente ben fatto, da un buon ritmo, divertente, con un voiceover in italiano azzeccatissimo, ma che soprattutto spazza via i tantissimi dubbi emersi dalle prime immagini del gioco. Questo sguardo approfondito infatti tocca alcuni dei punti cruciali del gameplay che hanno lasciato interdetti i fan storici della saga nel corso degli anni, e c'è da dire che lo fa nel migliore dei modi possibili, e io personalmente mi sento molto tranquillizzato. L'unica critica che mi sento di fare è che forse il filmato mostra anche troppo. Sembra quasi che Nintendo, un po' impaurita dalla diffidenza del pubblico dopo i due esperimenti non riuscitissimi di Sticker Star e Color Splash, abbia preferito svelare tutto quello che c'è da sapere del gioco pur di fugare ogni possibile dubbio. Così facendo però ha eliminato il senso di scoperta che accompagna un'avventura come Origami King, che fa dell'umorismo e dell'imprevedibilità di ogni situazione i suoi punti di forza. Ad esempio viene chiaramente detto che il compito di Mario sarà quello di trovare le estremità dei 5 nastri che si srotolano dal castello di Peach. Questo significa che non solo sono state svelate tutte e 5 le location che compongono il mondo di gioco, ma anche 3 dei 5 boss che ne saranno a guardia. Capisco il voler tranquillizzare l'utenza, ma così facendo, a mio avviso, Nintendo ha anche detto troppo. Ma passiamo al piatto forte, ovvero il combat system, che è stato presentato in modo chiaro e preciso. C'era molta preoccupazione a riguardo perché uno degli elementi più criticati in Sticker Star e Color Splash era proprio l'eccessiva semplificazione dei combattimenti a turni, che si erano progressivamente allontanati dalla sfera dei JRPG perdendo un sacco di mordente. Da quel che possiamo vedere, siamo ancora lontani da un'impostazione pura da gioco di ruolo, ma la struttura più da puzzle game, vista negli ultimi due episodi, sembra finalmente espansa e perfezionata. L'arena delle battaglie assume quindi la forma di una pedana circolare dove Mario occuperà il centro. Al giocatore sarà chiesto di far girare e scorrere i vari blocchi che la compongono per far allineare in modo ottimale i nemici. Col salto poi avremo la possibilità di attaccare gli avversari disposti in fila, mentre col martello di eseguire un colpo singolo che interesserà i nemici adiacenti. Un timer imporrà al giocatore una certa rapidità nella disposizione dell'arena, garantendo così un ritmo serrato e una partecipazione attiva anche negli scontri più semplici. Ci sono poi tanti elementi solo accennati, come la presenza di oggetti consumabili e il supporto di alleati nel party. Questi sono un graditissimo ritorno, ma ancora non è chiaro se saranno una presenza fissa oppure disponibili solo in determinate aree, e inoltre se accompagneranno Mario in ogni turno della battaglia o saranno relegati alla sfera degli attacchi speciali. Aggiungiamo poi il supporto del pubblico dei Toad, altra citazione palese allo storico passato della serie, e rubando dai video presenti sul sito giapponese anche quelli che potrebbero essere delle evocazioni, dove Olivia appare acquisire il potere dei nemici sconfitti in precedenza, ed è palese che sia stata riposta molta cura nel confezionare un battle system semplice ma dinamico, dal grandissimo potenziale. Ci sono molti elementi accessori pensati per garantire una certa varietà, che culmina poi in delle boss fight che non solo introducono nuovi elementi di gameplay, ma hanno tutte le carte in regola per diventare tra le migliori dell'intera serie. Secondo me a questo punto la riuscita implementazione dei combattimenti passerà anche attraverso la decisione di inserire o meno un sistema di progressione tramite punti esperienza o qualcosa del genere. Senza voler per forza sconfinare nelle complicate statistiche dei JRPG, c'è bisogno di incentivare il giocatore a prendere parte agli incontri casuali, e quindi spero sia presente un qualche elemento dal sapore più tradizionale. Benché non ci sia nulla di ufficiale, possiamo notare che i punti vita totali di Mario cambiano di scena in scena, quindi magari le vittorie in battaglia porteranno a una crescita del protagonista e delle sue statistiche, oppure avremo qualcosa di più simile alla vernice di Color Splash, che questa volta cederà il posto ai coriandoli necessari per riparare gli strappi del paesaggio.
Esplorazione e combattimento saranno ancora una volta estremamente interconnessi e le abilità in battaglia torneranno utili anche per scoprire segreti e nuovi passaggi nelle mappe di gioco. Il tema ricorrente dell'origami sembra pervadere ogni singolo centimetro esplorabile e, come giusto aspettarsi da un Paper Mario, trama, dialoghi e personaggi sono costruiti perfettamente intorno a questo concetto e sono fiducioso che anche Origami King eccellerà nella scrittura. Spero solo ci sia ancora molto da scoprire, perché il trailer accenna a un sacco di situazioni differenti, minigiochi, lo show televisivo, tanti collezionabili e anche sezioni alla guida di veicoli, che molto probabilmente serviranno da collegamento tra le varie aree, eliminando la world map statica. Tolto questo, direi che i fan di vecchia data possono tirare un sospiro di sollievo, mentre i novizi della serie dovrebbero iniziare a contemplare l'acquisto. A poco più di un mese dall'uscita, The Origami King ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più piacevoli di quest'estate. Certo, siamo lontani da classici come l'episodio su Nintendo 64 oppure il portale millenario, ma quanto visto fino ad ora non fa che confermare una cosa. Origami King sarà un'espansione di quanto di buono presente in Color Splash. Elementi puzzle ed esplorativi saranno integrati con delle sfumature di gioco da ruolo, ripescate direttamente dagli albori della serie. E questo è un buon compromesso, potenzialmente in grado di divertire e appassionare tutti i tipi di giocatori. E voi poracci, cosa ne pensate? Questo trailer vi ha tranquillizzato o avreste preferito un'impostazione più classica? Vi aspetto nei commenti, intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le porotifiche. Io sono il Poro Michele, non so fare gli origami, ciao!